Buongiorno ragazzi, benvenuti su Let's Talk About. Io sono Saga, video aggiornamento velocissimo, fatto malissimo, pochissimo montaggio, portate pazienza, ma devo essere veloce a riportarvi la notizia. Se mi metto a montare e a rendere il video un pochino più carino, rimando il video di qualche ora, addirittura magari di un giorno, e quindi non sarei tempestivo. Quindi sigla e parliamo subito. Prima di iniziare a parlare in questo video, ti chiedo come sempre di lasciare un bel like per aiutarmi a far crescere il canale e anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella proprio per questo motivo qua, ovvero per non perderti video anche quelli urgenti che porto sul canale in modo tempestivo. Se tu premi sulla campanella vieni avvisato e lo vedrai al volo, se non sei iscritto chiaramente lo vedrai quando ti capita e potrebbe essere troppo tardi. In questo video voglio parlare di CFC nuovamente perché pare che la piattaforma stia chiudendo proprio in queste ore. Che cosa è successo? Allora, è un po' di giorni che arrivano dei messaggi agli utenti, uno a uno, vengono messaggiati, con un messaggio che dice che entro 3 giorni CFC avrebbe chiuso. Chiaramente questo messaggio era un messaggio falso, lanciato probabilmente da piattaforme concorrenti. Ora, le piattaforme sono tantissime. Queste piattaforme sono uscite ovunque, ce ne sono troppe, di conseguenza si fanno concorrenza, si fanno un po' la guerra tra di loro, quindi cercando di far chiudere i concorrenti. Mandando questi messaggi, la gente chiaramente ha panicato e ha deciso di prelevare. Cosa succede? Succede quello che succede in tutte le bank run. Quando troppa gente preleva, l'applicazione crolla ed è quello che è successo in CFC. Quindi sono partiti i prelievi in massa, il 90% per via di questi messaggi. Poi per il passaparola, chiaramente, arriva questo messaggio, lo dici all'amico, lo dici a quello che si è scritto con te e tutti prelevano. In più CFC era anche la piattaforma che dava una rendita più alta, quindi dava un 5-6% al giorno, che era tantissimo. In un video precedente, dove ti ho parlato delle migliori 3 piattaforme e di quali 3 io stia usando, ho proprio detto che CFC era la mia scommessa nella scommessa, perché essendo che queste percentuali erano così alte, era chiaro che sarebbe stata quella che avrebbe chiuso per prima. Ma è anche vero che dando una percentuale così alta, anche se avesse chiuso prima delle altre, comunque si sarebbe potuto fare un profitto. È chiaro che ora sta chiudendo troppo presto, quindi praticamente è stato impossibile fare un profitto su questa piattaforma. Se hai visto l'altro video, io uso ICL, Main City e usavo CFC. Chiaramente smettere di usare CFC, dovesse anche riprendersi, non la utilizzerò più. Se non si riprende è andata così e amen. Su ICL la situazione è completamente diversa. ICL è una piattaforma organizzata davvero bene. Chi la sta utilizzando ed è nel gruppo con gli admin sa e può notare come gli admin seguono la piattaforma rispetto a CFC, che era tutto un po' allo sbaraglio. Quindi sicuramente la mia fiducia verso ICL è 3000 volte superiore. Idem per Man City. Man City semplicemente è la copia 1-1 di UEFA. Quindi io ho buone speranze che Man City possa continuare a lavorare ancora per un bel po' di tempo. Ripeto, queste sono mie speranze, ovviamente posso sbagliarmi. Ci sono un sacco di altre piattaforme, ne escono più o meno una al giorno o anche di più, ma io non le guardo magari da lontano, ma non ci partecipo. Non ci partecipo perché tutte queste piattaforme non possono sopravvivere. Il motivo è semplice, sono in troppe. Sono in troppe e a differenza di quando c'era UEFA che era con dei numeri pazzeschi e altre 2 o 3 piattaforme che le giravano intorno, qua di piattaforme con numeri pazzeschi non ce n'è, sono tutte piattaforme parecchio più piccole di UEFA e di conseguenza cercano tutti di pestare i piedi all'altra. Che fare quindi? Beh, qua come sempre ognuno deve ragionare con la propria testa. Quello che faccio io e che farò io ve lo porto in video. Quindi ovviamente smetterò di usare CFC, se tornerà a funzionare bene, se non funzionerà più bene lo stesso, pazienza, continuerò ad andare avanti con ICL e Man City. Non penso per ora che userò una terza piattaforma, a meno che ne trovassi una che proprio mi attira per qualche motivo. Mi avete già mandato centinaia di messaggi privati, che ne pensi di questa, che ne pensi di quell'altra, ne penso sempre uguale, sono tutte uguali, quindi non è tanto che ne pensi. E funziona, può funzionare e questo non ci è dato sapere. Una cosa però è certa, se una piattaforma non raggiunge un numero minimo di persone che giocano queste partite, la piattaforma non può funzionare e può crollare anche in meno di una settimana. Quindi serve gente che faccia le partite. Quindi se non attirano persone, se non fanno buon marketing e se le persone sono poche, la piattaforma non può andare, punto. Ovviamente tutte queste piattaforme di scommesse calcistiche fanno parte di piattaforme ad altissimo rischio. Il rischio di perdere i soldi è davvero elevato. Proprio perché loro provano a creare un qualcosa, ma non è detto che questo qualcosa funzioni e non è detto che questo qualcosa prenda il giro, quindi lo fate sempre a vostro rischio e pericolo. Sicuramente è vero che se una piattaforma fa scommesse più piccole, quindi scommesse meno rischiose e con percentuali minori, ha una sostenibilità molto più tranquilla, ovvero anche se la gente arriva piano piano può comunque sostenersi.
Se invece una piattaforma fa scommesse molto alte, molto aggressive, come faceva CFC con rendimenti molto alti, è chiaro che come la gente va a prelevare, questi non hanno più i fondi per andare avanti e la piattaforma finisce. Bene, per questo breve aggiornamento direi che è tutto. Mi scuso ancora per la qualità di questo video che è proprio montato male, girato male, ho anche parlato magari male, ma se mi fossi messo a ritoccare, a tagliare, a fare cose migliori sarebbe appunto uscito troppo tardi e io volevo essere tempestivo a riportarti questa notizia. Ti chiedo ancora una volta di lasciare un bel like su questo video, così mi aiuterai a raggiungere più persone possibili. E altra cosa importantissima, ricordati di iscriverti al canale e premere sulla campanella, perché così ti avviserò su qualsiasi cosa succeda su queste piattaforme. Resteremo sempre sul pezzo e ti terrò aggiornato più che posso. Io ti ringrazio ancora di essere arrivato fin qua e noi ci vediamo al prossimo video.